Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Superbike 2016. Come detto nel video di ieri, questa settimana, oggi e giovedì, siamo con Superbike. Gli altri 3 giorni c'è CTS. Perché gli altri 3 giorni? Perché se avete visto il video di ieri, CTS c'è anche mercoledì. Abbiamo deciso di fare così, mercoledì anche. Perché sì, è tipo una settimana del camionista, non settimana, barra non settimana del camionista, perché non iniziamo con CTS da lunedì e lo portiamo fino a venerdì, anche con mercoledì, ma facciamo giovedì niente e lunedì niente, per dedicarci a Superbike e per non fare due video lo stesso giorno. Abbiamo fatto delle altre volte due video lo stesso giorno, però vabbè. Discorso a parte. Ci eravamo lasciati a Sepang con una bella beffa all'ultimo giro, all'ultima curva in gara 2. E la classifica vede Van der Mark primo con 176 punti, noi Savadori secondi a 164 e solamente a 4 punti Davide Giuliano a 160 in terza posizione. Ria 149, Sykes 125, Torres 117, Camier 115, Davis 107. Poi Hayden è ancora leggermente indietro, undicesimo a 59 punti perché è partito male all'inizio del campionato. Manca lui come big. E prenderebbe il posto di Rose. Poi via via tutti gli altri. Il nostro compagno di squadra è in una buona 13ª posizione a 52 punti. Di solito a fine della stagione, nelle altre carriere, quando noi non facevamo Savadori, la Priglia, i punti che aveva De Angelis a fine della stagione erano 52, una roba del genere, sulla cinquantina. Adesso 52 è quasi metà campionato. Vabbè, comunque, noi siamo ad Donington e, come vi avevo detto la settimana scorsa, Donington è una pista in cui noi non brilliamo. Un po' come Imola, però Imola abbiamo fatto bene. Si fa per dire, però comunque sono state delle gran belle gare. Da popcorn, appunto. Vabbè, comunque, 3 minuti, difficile, prove libere. Scendiamo in pista. Iniziamo questo weekend con il round numero 7. Descrizione del tracciato. Donington è una bella pista perché è un po' collinare, se si può dire così, perché ci sono delle curve che seguono il pendio, un po' come al Mugello. Belle colline, collinette. In questo punto qui, nel primo settore, è veramente molto molto bello. Infatti noi, se non sbagliamo le curve e non andiamo nell'erba e riusciamo a stare in pista, noi le affrontiamo veramente, ma veramente forte, questi pezzi di pista qui. Fino al secondo settore, poi dopo dal secondo settore con il rettilineo e la chicane, da qua iniziamo ad essere leggermente in difficoltà, l'inizio del terzo settore. Perché gli IA vanno veramente molto forte. Questi sono i cordoli alti, noi la chicane non riusciamo a farla, ad affrontarla bene come fanno loro. Però arriviamo qui al tornantino e poi riusciamo a tirare di quelle staccatone e diventiamo padroni dell'ultima parte di pista, il quarto settore. Anche qua l'ultima curva, se non sbagliamo e se non becchiamo il cordolo interno, perché siamo molto interni, troppo larghi, riusciamo a fare alla perfezione
settori su 4. Però comunque devo dire che è una bella pista. A girarci abbiamo un po' di difficoltà, però non dico che fa schifo, no, è bella. Ad ogni tono non si può dire nulla, è bella. Niente, siamo primi e adesso ci fermiamo e finiamo le prove libere. Ci vediamo con le Super Bowl 2, perché siamo arrivati primi a 4 secondi e 94, 5, dai, 5 secondi diciamo di vantaggio su Davis. Vandermark rimane sempre lì nascosto, che dopo sale di molto anche, e può essere pericoloso. Non mi ricordavo che fosse primo Vandermark da quando ho aperto il gioco per fare questa gara qua. Pensavo ci fosse Re, invece no. E sì che è da venerdì che non, con l'ultimo video che abbiamo fatto, non mi ricordavo. Vabbè, comunque il nostro compagno di squadra è in 17ª posizione, comunque è dentro per la Super Bowl 1. Va bene. Super Bowl 2. Ria in pole position con 1,28 spaccato e 0,0. Giuliano è sempre secondo e Vandermark è sempre in terza posizione. Poi scaleranno, vediamo. Comunque 1,28 spaccato è da battere. Vediamo se riusciamo a batterlo, perché fare 7 pole, super pole consecutive è tanta roba. E poi abbiamo vinto solamente due gare. Vabbè, inizia il nostro giro, quindi massima concentrazione, non parlerò. Ancora un'altra Super Bowl e con gran rischio all'ultima curva del tornantino. Se avete visto, la moto si è scomposta e abbiamo rischiato di finire per terra, però nonostante tutto Nonostante tutto, abbiamo ottenuto ancora una Super Bowl, l'ennesima. Niente, ci vediamo per la gara 1, con 2 secondi e 48 di vantaggio. Ovviamente il nostro compagno di squadra non riesce mai a qualificarsi per la Super Bowl 2, rimane sempre lì fesso in 15ª posizione nel
Quindicesima posizione in griglia di partenza, quinta posizione nelle Super Pole 1. Siamo pronti. Gara 1. Griglia di partenza. Savadori, Ria, Giuliano, Vandermark, Sykes, Davis, Torres, Hayden, Kamiar, Ghintoli, Foret, Lowes, Ritterberger, Brooks, De Angelis, Hook, Tott, Ansulaiti, Abram, Ramos, Sebastien, Schmitter, Barrier, Menghi. È tutto pronto per la partenza. Noi siamo nella casellina esterna alla prima curva. Siamo vicino al muretto dei box e quindi dobbiamo cercare di chiudere sulla destra e stare all'interno. Questo è il nostro obiettivo per cercare di partire bene, partire forte e cercare anche di allungare sul gruppo. È partito il Gran Premio. Buona la partenza, buono lo scatto. Abbiamo incollato però negli scarichi Davide Giuliano. Un minimo di vantaggio come al solito l'abbiamo sempre, però dobbiamo stare attenti adesso in queste super S ai possibili attacchi degli avversari, specialmente all'inizio del terzo settore. Abbiamo Torres attaccato adesso, può essere un alleato per noi, c'è anche Davis e Davis è lontanuccio, va bene lo stesso. Sul dritto però ci passano, l'Aprilia ha poco motore, arriva anche Kamiar, attenzione, piccola sportellatina con Ria che ci porta un po' sull'erba, perdiamo anche la posizione da lui, dobbiamo cercare di stare davanti a Davide Giuliano. Non riusciamo, rischiamo di perdere anche da Vandermark, così è. Dalla prima posizione alla settima in un colpo solo. Però ne approfittiamo e passiamo i nostri principali avversari in campionato. E siamo in quinta posizione e però cadiamo con Torres. Togliamo anche con Foret perché fanno il mucchione. C'era la possibilità anche di passarlo entrambi, stare davanti a Davide Giuliano perché mi sembrava di vederlo di vicino. Invece no, siamo 14esimi. Con il primo che sarà Davis, perché è lui che ci ha passato davanti poi. E che ha già un bel margine di vantaggio. Abram, abbiamo passato, però andiamo larghi, potrebbe ritornare, no, non ritorna. Undicesima posizione, bisogna stare attenti qui ad Al-Sulaiti e ad Abram adesso, potrebbero essere minacciosi, ci porta largo Al-Sulaiti e poi cadiamo perché all'esterno sulla nostra destra c'era Abram. Ripassiamo due al tornantino, però andiamo leggermente lunghi, ne perdiamo una di posizioni perché è Torres coinvolto nell'incidente della prima curva del secondo giro, ci ha passato davanti e abbiamo perso una posizione da lui, però l'avevamo guadagnata, anzi no, ci ha ripassato, ci hanno passati in parecchio allora. Vabbè, comunque, riprendiamo l'undicesimo posto. Siamo al terzo di 5, al momento siamo anche a metà del terzo di 5. Dobbiamo cercare di ricucire,
il gap che ci divide da questi due piloti qui, Davide e Giuliano. E se dovessimo stare davanti a Davide e Giuliano guadagneremo uno di punti fondamentali, così ci portiamo in vantaggio a più 5 anziché a più 4 o a più 3, come sta capitando adesso. Sbagliamo e tagliamo, perdiamo posizioni. Brutta gara, brutta gara. Non ci voleva quella caduta lì alla prima curva, poi ci ha compromesso con svariate cadute nel giro di pochi metri. Non ce ne va bene una qua ad Donington. E Vandermark scappa in campionato. Se noi in questa gara lottiamo per le posizioni da pochi punti. Però ci proviamo all'esterno e ci mettiamo di nuovo in... Attenzione Davide Giuliano. Ci mettiamo in dodicesima posizione, adesso passiamo a Davide Giuliano e ci mettiamo in undicesima posizione. Davanti a noi abbiamo Alsureti. Buona gara per lui che sta portando a casa dei punti per il suo team. Però è un problema per noi avercelo davanti adesso, perché lui lotta per le solite posizioni per non arrivare ultimo. Mentre noi dobbiamo lottare per cercare di vincere il mondiale. E se c'è davanti lui, ci porta via dei punti. Bella lotta con la chicane, ci passa anche Davide Giuliano. Però qua abbiamo il nostro punto a favore, questo tornantino qui. E li lasciamo dietro e anche guadagniamo un pochettino di vantaggio. Almeno arrivare nella top 10 adesso, mentre già il primo che ha un gran bel vantaggio. Piccolo rischio all'uscita di curva 1. Sorpassato anche Schmittero o Hook, non ho visto bene, comunque è il team di quei due piloti lì. Ramos, che quando ci sono dei casini davanti, lui ne approfitta sempre per fare dei buoni piazzamenti. Mentre quello davanti abbiamo Vandermark, credo. Ho visto una onda e un'altra onda, due onde mi sa. Ma però siamo distratti, andiamo lunghi. Andiamo lunghi. Perdiamo la posizione da Ramos. Però non è un problema. Ci ributtiamo dentro al tornantino, però andiamo lunghi ancora. E riperdiamo di nuovo la posizione. Ne approfitto per incrociare. Ed è finita così la gara. Con un nono posto. Distacchi incredibili perché Camier è riuscito a vincere. Vabbè, qua c'è una pista che va bene, Camier. Fa bene e va anche bene. E infatti la vince con 26 secondi e 87 di vantaggio su Davis e Ria. È arrivata tipo in volata, loro due. Per il secondo posto. Poi Hayden, buona gara, buona prestazione per lui. Sykes quinto, Lowes in lotta con Vandermark, davanti a noi erano. Poi Vandermark si guadagna altri punti, due per l'esattezza. Poi Ramos, bella lotta nel finale, però troppi errori, ci siamo un po' distratti all'ultima curva. Infatti era anche l'ultimo giro, pensavo ci fosse un altro giro, invece no. Volata in fretta questa gara. E poi Hook, non mi sono sbagliato, o mi sono sbagliato, comunque era quel team lì,
con Hook. Noi siamo riusciti ad arrivare davanti a Davide Giuliano, almeno quello. Così ce lo allontaniamo di qualche punto. Poi Torres, Abraham, Foré, Guintoli. Al-Sulayti è arrivato fuori dai punti. Mengi, Barrier, De Angelis, 19esimo, Brooks, Sebastien, Tot, Schmitter e Ritterberger. E niente, bella la partenza, abbiamo lottato un pochino, poi dopo non siamo più riusciti a fare niente con troppe cadute. Però comunque, tempi un po' esagerati, 1.19, un po' esagerato, 1.19.80, 1.25 si gira benissimo. Quindi Camier veramente volava, ma ha un po' di bug secondo me, Camier. In questa gara 1 e anche su questa pista, perché non è possibile girare in 1.19. Forse potrei riuscire ad avvicinarmi guidando una Kawasaki, magari quando faremo la Kawasaki nelle prossime carriere, però la prima precedenza a De Angelis dopo questa. Quando faremo un'altra, una nuova carriera e utilizzeremo RIA, forse l'1.19 si potrà avvicinare con quell'1.19 lì. Però un po' esagerato. Abbiamo anche l'Aprilia che sul dritto oggi faceva veramente pena. Vabbè, comunque, non ha brillato tanto Van der Mark, che è arrivato 17esimo nei tempi a 7 secondi 23. Però la classifica adesso vede 14 punti che separano Van der Mark da Savadori, 6 Savadori da Ria e anche Savadori da Davide Giuliano, che sono pari punti Ria e Giuliano, con il terzo posto di Ria, secondo o terzo posto, non mi ricordo già più. Vabbè, comunque, perché c'è stata una bella lotta per loro due per il podio con Davis, quindi sono arrivati abbastanza vicini. Vabbè, comunque, con il podio di Ria e con il suo piazzamento di Ria è permesso di arrivare a pari punti di Davide Giuliano con l'11° posto di Davide Giuliano, ovviamente. Vabbè, comunque, ci vediamo per gara 2. Gara 2, obiettivo fare meglio di gara 1. Anche perché Vandermark ha allungato ulteriormente di 2 punti, non sono tanti 2 punti, ma neanche 14 punti per come siamo messi in campionato adesso. E per le gare che mancano alla fine sono pochi ancora i punti, però dobbiamo inseguire, dobbiamo faticare se vogliamo riuscire, se vogliamo vincere il campionato, eh. Vabbè, comunque stessa strategia per la partenza, obiettivo rispetto a gara 1 non commettere errori alla prima curva del giro successivo a quello della partenza. E basta, griglia di partenza che è la stessa, quindi possiamo partire. Tutto pronto, i semafori che si spengono. Buona partenza, ancora buona partenza. Facciamo un po' gli infami, rallentiamo leggermente Davide Giuliano, infatti perdiamo due posizioni, quella di Ria e quella di Vandermark. E adesso Ria Vandermark ne approfittano per scappare un pochettino, però comunque riusciamo a stare lì dietro. C'è anche Aiden, che Aiden abbiamo visto che va bene in questa pista, quindi attenzione. Ne approfitta per andare davanti anche a noi Sykes, quindi siamo quarti. Passiamo così Vandermark, però ci passerà all'istante, ci passeranno all'istante anche Vintoli e Vandermark. Infatti noi andiamo sull'erba, non riusciamo ad avere il controllo della situazione in quel punto lì. Abbiamo il nostro compagno di squadra che è affiancato a Davide Giuliano, che è in 11ª posizione, si trova 10ª 11ª posizione, un po' come in gara 1.
che si pianta all'uscita del tornantino e ci fa perdere una marea di tempo. Infatti sulla minimappa e anche qua davanti a me il distacco si fa già importante. Stessa difficoltà di gara 1 allora. Siamo troppo interni, andiamo sull'erba anche, quindi ci fa rallentare, e qui c'è chi rallenta davanti che ci butta per terra. Ancora. Sarà un'altra gara buttata via e cadiamo con Vandermark, perché Vandermark era lì in mezzo al momento dell'incidente e siamo in ultima posizione. A questo punto l'obiettivo è cercare di fare qualche punto, sperando che Vandermark non arrivi a punti, però è un po' difficile adesso. Cioè, facciamo prima a ritirarsi, cioè si fa prima a ritirare Salvatore, dai. Anche perché lottare per un 20° posto. Proprio per questa gara non ci sto. Quindi niente, dai, facciamo una cosa, ci ritiriamo e basta. Abbiamo dato per quest'oggi, per questo weekend disastroso. Disastroso. Ritiro. Quindi la situazione adesso si complica, perché Ria ha vinto con 2 secondi e 70. Poi Sykes a 2 secondi e 77, Aiden, Davis, Torres, Giuliano, settimo, Sebastien, Ramos, Tot, Lowe, Schmitter, Mengi, Vore, De Angelis un punto, Abram, Vandermark fuori dei punti, coinvolto nell'incidente con noi e poi con la moto danneggiata, forse noi ne avevamo di più perché siamo caduti a ogni curva, poi Gintoli, Hook, Ritterberger, Brooks, Ansoliti, Barrier, e poi siamo noi gli unici che non hanno completato i 5 giri di gara, perché ci siamo ritirati a neanche quando non è neanche cominciato per noi il nostro terzo giro di gara. Siamo entrati ai box e ci siamo ritirati dopo appena 2 giri con la moto demolita e distrutta. Abbiamo girato a 10 secondi 51 in 14esima posizione, dal tempo di Ria 1.20. Ecco, forse 1.20 è un po' più un tempo un po' più ragionevole. Vediamo, non abbiamo fatto niente. E Ria ne approfitta. E da 165 punti che aveva accumulato prima di questa gara 2, vincendo, ne ha approfittato per andare a 190. E a scalare la classifica da terzo passando primo a 5 punti di vantaggio da Vandermark, a 16 da Giuliano, e noi siamo piombati giù a 19 punti da Ria, quindi siamo di nuovo quarti, e da secondi che eravamo prima siamo scivolati di giù in giù di 2 posizioni e siamo quarti. Purtroppo è così, ci rifaremo a Misano giovedì, il prossimo video di Superbike è giovedì, quindi niente, a questo brutto weekend di Donington è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per raggiungere 175 iscritti, attivare la campanellina per non perdere i video che usciranno in questa settimana, CTS Superbike,
di commentare con un bel commento sotto questo video, di condividere il video a chi volete per far crescere le visualizzazioni e se vi è piaciuto il video volete condividerlo ai vostri amici e a chi volete, potete farlo e di lasciare anche tanti bei mi piace per supportare la serie, il canale e tutte queste belle cose. Quindi niente, noi ci vediamo domani con CTS alle 15. Un saluto, quindi a domani.